quelli che sono in blacklist è perché la loro mail non è giusta, non è corretta, è così? Ah, bella domanda questa. Guarda, allora, sulle mailing è veramente un'incognita. E molto spesso prima di pranzo ho mandato una mail a un paio di persone e uno mi ha contattato dicendo no, perché le tue mail mi vanno sempre in spam. Guarda, e mentre altri io vedo che vanno sempre in promozionale oppure vanno in posta in arrivo. Da che dipende? Dipende da tanti fattori. Le mail in blacklist possono finirci per via di tante cause. Ora che vanno in spam un altro, però diciamo il motivo per cui si giudica una mail. Il principale è il sender reputation score, che dipende da te, cioè il sender reputation score. Sapete cos'è il sender reputation score? È il punteggio di reputazione dell'inviante, cioè di chi manda le mail. Questo significa che può dipendere dal server, oppure può dipendere dalla rete di ricezione del destinatario, perché magari qualcuno, tu mandi una mail a Gmail, se le persone in Gmail, ad esempio, considerano la comunicazione che io mando come promozionale, li metteranno in là. Se molti le mandano in spam, allora se la prima comunicazione è spesso che mando, oppure se il titolo è sbagliato, ci sono tante variabili, potrebbe essere che la mia mail può andare in spam o che la mail con cui io sto comunicando è andata in spam. Può dipendere dal fatto che il destinatario non ha aperto nessuna tua comunicazione precedente. Se ad esempio tu hai mandato 10 mail a qualcuno, mandi un newsletter, e questa persona non manda, non riceve, non interagisce mai in nessun modo, non ci clicca mai, non apre e via dicendo. Questo significa che quelli che vengono chiamati soft bounce, cioè realmente non c'è un'interazione. Oppure può dipendere dal fatto che chi ha cliccato, che la persona che ha aperto la mail, ha aperto solo per andare su unsubscribe, magari ti ha anche segnalato come spammer. Questo comporta che tu non puoi più scrivere a lui, per cui la sua mail è andata per te in blacklist. Poi ti dico, se una mail è segnalata come spammer, anche se l'utente si disiscrive, si riscrive, non riceverà comunque nessuna comunicazione, perché Kartra non la spedirà. Kartra ha una politica di pulizia delle proprie liste molto molto rigida, non ti permette di importare liste comprate, non ti permette di scrivere a persone che sono andate in blacklist, ok? Può dipendere da tanti fattori. Può dipendere dal fatto che, ad esempio, la tua mail per qualcuno ha inviato comunicazioni in modo sbagliato con troppe immagini. Esistono servizi esterni come Mail Tester, se non sbaglio, che io utilizzo ogni tanto, che serve proprio per verificare se le mail che stai inviando sono corrette. Esistono proprio dei servizi che ti aiutano a pulire le mail che hai inviato. Periodicamente conviene farlo, ci sono strumenti come ad esempio il DKIM, il DMARC, SPF, ora sono aspetti molto molto tecnici ed è un'incognita. Sta di fatto che ad esempio tra una mail con tante immagini e una solo testo è più facile che quella con solo testo passi e arrivi al ricevente rispetto a quelle tante immagini. Poi alcuni dicono, ma io ricevo le mail anche con le immagini, è vero. Però magari lo ricevi da qualcuno che utilizza sistemi esterni, potresti appoggiarti a SendGrid, ad esempio. Kartra si può integrare anche con SendGrid, che sono i cosiddetti server bianchi. Il fatto, ad esempio, se hai nella tua lista una persona che è stata segnalata come blacklist, è andata in spam, è andata in outbounce, è più facile che lei crei un'altra mail o ti dia un'altra mail piuttosto che comunichi con la stessa mail. Ok? Mi dispiace, ma è meglio conoscere la verità piuttosto che credere alle bugie.